I virtuosi del pianoforte, concerto a Catanzaro del duo Francesco e Vincenzo De Stefano, un inizio di anno nel segno della musica d'autore. E da Crotone ci spostiamo a Catanzaro per il concerto dei pianisti De Stefano, seguito da Emanuela Gemelli. Due fratelli gemelli, quattro mani, la grande musica europea per il tradizionale concerto di inizio e fine anno a Catanzaro l'hanno affidata a loro, i due pianisti di Palmi. Abbiamo fatto una vera e propria selezione tra tutti i Walzer proprio di Strauss, non solamente del padre e del figlio, ma anche di Edward e Josef, che sono un po' meno conosciuti. Nella sala musica di Palazzo De Nobili, i due giovani fratelli calabresi che hanno rappresentato l'Italia in più occasioni in esibizioni internazionali di altissimo livello hanno proposto un lungo, appassionato programma. Serrao, Smetana, Respighi, Strauss, Rubinstein e Froio. La musica, quella più tradizionale, colonna sonora del Natale della grande Europa, nel concerto organizzato dall'Ama Calabria di Lamezia Terme c'era proprio tutta. Sono musiche dove il valzer viene portato alla estrema maturità. È un tipo di musica che secondo noi può essere anche suonata non solamente nelle sale da concerto molto, molto grandi, ma sale da concerto con una capienza minore. L'esecuzione dei due fratelli De Stefano impeccabile, rigorosa, al tempo stesso ricca di brio. Quattro mani che si muovono con intesa perfetta, in simbiosi, volano leggere come in un passo di danza. Pallavolo, sfortunato esordio di Luca Monti alla guida della Tonno Callipo, sconfitta in casa 3-2.